verità portare il numero di serie per crescere, per aiutare il numero a crescere, ma quanto il vettore con cui vengono esternate certe informazioni e capire se sono condivise con la base. Certo. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, conosco, sono Luisa Vigliana, portavoce al Senato, come dice la parola stessa sono stato eletto portavoce dei cittadini, in particolare dei cittadini lombardi, sono stato eletto nella circoscrizione Lombardia. E mi riprendo un po' le parole di Luca, nel senso che se devo essere portavoce di tutta una base che si può estendere oltre la provincia di Pavia, a me sembra che mancano nettamente, chiaramente, gli strumenti per poter raccogliere le esigenze, le istanze, e i suggerimenti che possono arrivare. Io di questo me ne sono lamentato più volte, internamente, nel gruppo, me ne sono lamentato anche con Beppe Grillo in persona, me ne sono lamentato anche con Gianroberto Casaleggio e a questo punto anche l'ho esplicitato pubblicamente, anche perché sinceramente non credo che sia niente da né da vergognarsi né niente che non si possa discutere. Che poi ci sia dialettica all'interno di un gruppo di persone che portano avanti certe idee, credo che sia il benvenuto. Quindi non mi soffermerei tanto sulla difficoltà di vedere esprimere delle posizioni che a qualcuno possono sembrare, diciamo, una voce fuori dal coro, perché di fatto nasce da un'esigenza che credo che tutti condividiamo, di maggiore condivisione e di ricevere praticamente il più possibile. E anche perché ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare, sappiamo che in alcune parti d'Italia proprio nel Movimento 5 Stelle si usa la piattaforma Liquid Feedback, in altre quella di Parlamento Elettronico che nasce da un'idea del consigliere laziale Davide Barillari, e anche c'è Airesis, io sto cominciando a vedere un po' Airesis, che credo che sia un modello di andare in Emilia Romagna. Quindi ci sono gli strumenti per poter, ho visto che nel frattempo qualcosa si sta cominciando a muovere anche l'altro nostro sistema operativo, quindi con la possibilità di poter votare e commentare, più che votare e commentare, le leggi che stiamo presentando. E poi c'è stato utilizzato anche per qualche commento specifico, per esempio quel famoso voto sul reato di clandestinità. Quindi diciamo, su questa strada secondo me c'è tanto da fare e dovremmo impegnarci tutti, anche proprio tutti quelli che siamo qui, anche nel sollecitare chi ha questa responsabilità, che non ce l'ho io faccio il portavoce del Senato, non mi bastano le 24 ore di lavoro per seguire l'attività parlamentare, che quindi sinceramente non posso anche mettermi a aprire io strumenti di partecipazione, anche se sinceramente credo che è un'urgenza che io sento, se no mi sento di non fare il portavoce, se no di portare la mia stessa voce, o al massimo quella di chi posso incontrare volta per volta quando torno a Pavia o quando incontro, ma io penso che dobbiamo avere una unità e una condivisione maggiore. Questo è un po' quello che mi sentivo di dire. Sono risposto alla tua domanda, Luca, hai qualche cosa in più di specifico? Allora, intanto dovrei appunto parlare, esatto. Prego, so che... Velocemente, io ho scaricato la tua dichiarazione di intenti e tu scrivi... Sono altresì convinto che questa spinta personale non debba mai andare in contrasto con le capacità di fare gruppo e di ascoltare le persone. In maniera strutturata, incontri periodici, utilizzando la rete, eccetera, ma anche in maniera più estemporanea, l'impegno a garantire una continua costante interazione con gli attivisti del movimento. Le loro istanze saranno, da me, portate in Parlamento e valorizzate al massimo. Io vorrei la domanda è, lo hai fatto? Cioè, la domanda è questa. Mi sembrava di aver già risposto prima. Mi mancano gli strumenti e potevo fare. Beh, ma qua si parla anche di incontri sul territorio. Infatti, mi sono incontrato sono venuto anche a Modena una volta, mi sono incontrato con quelli di Pavia e anche in maniera estemporanea, che è quello di incontrare persone che conosco più. Molti di voi non li conosco, faccio fatica a incontrare una persona che non conosco e dirgli guarda ti voglio parlare. Credo che sia più una... Però un'esigenza che io sento fortemente ed è uno dei disagi che io ho espresso pubblicamente. Ok, prego. Ciao a tutti, sono Maurizio Benzi di Voghera, sono tra i fondatori dell'Unità di Voghera 2007 e sono tra le persone che ha chiesto questo incontro. Ho chiesto questo incontro con l'obiettivo fondamentale di riuscire a parlare con Luis, di fare in modo che le persone della provincia di Pavia possano farlo a un anno dalle elezioni di Luis, cosa che appunto non è avvenuta, e questo mi spiace, di questo la colpa non è di Luis ma è di tutta la provincia, perché su questo trovo che tutti noi abbiamo fatto il nostro dovere, perché questi incontri in altre province li fanno più spesso, hanno fatti solo per le elezioni provinciali.
In tutto questo trovo che mentre in alcuni casi è stato possibile avere un dialogo in passato, in altri è stato meno possibile. Io conosco Luis dal 2009 e ho sempre avuto grande fiducia nelle sue capacità come persona. Trovo che a un certo punto, a partire dalla fine di agosto, l'atteggiamento di Luis sia diventato un altro. Questo è una cosa che veramente mi ha creato grossi problemi interni, perché ho grande fiducia nella persona e mi è spiaciuto veramente tanto. Quando l'altra sera ho dovuto sentire Alessandro Battista in televisione dover difendersi dalle parole della Vignardi, che citava Luis Orellana come esempio di persona che non era d'accordo con quello che mi ha fatto il movimento, a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché Luis è un portavoce non di Luis Orellana, ma della volontà dei cittadini lombardi, e aggiungo magari ancora un pochino di più di quei cittadini pavesi, dato che sapete anche la circoscrizione Lombardia, ma ovviamente dalla provincia in particolare un supporto, perché io sono una delle 136 persone che ha votato per lui sare parlamentarie, mi aspettavo un atteggiamento molto diverso. E un atteggiamento diverso in alcuni aspetti soprattutto, nel senso che io trovo che sia necessaria in alcuni casi la critica, ma trovo che non possa essere l'unica cosa la critica. E trovo soprattutto che se vogliamo che il movimento migliori, non possiamo pensare di fare la lotta interna. La lotta interna vuol dire che se Luis Orellana scrive una cosa su ciò che fa in Parlamento, su dove è andato, quello che ha fatto, neanche la provincia pavese riporta una riga di quello che scrive. Se Luis Orellana scrive una riga su Grillo, Casaleggio, Movimento 5 Stelle, uno ha fatto una cosa, l'altro ha fatto un'altra, tutti lo riportano. Orellana va in televisione al TG1, tutti i giornali lo riportano. Ovviamente con un chiaro intento, quello di sminuire il Movimento 5 Stelle, di sminuire tutto il gruppo parlamentare, e trovo anche, come poi fatto consecutivo, che sminuisca anche il lavoro locale, perché noi a Voghera, anche a Pavia, immagino, soprattutto con le elezioni, si trovano a giustificare l'atteggiamento e alcune dichiarazioni che io trovo veramente inopportune. Gli esempi sono tanti, in questi giorni sono che rileggerli, perché veramente mi ha provato un profondo disagio interno sentire lui, su una persona che per anni ho conosciuto e che non si è mai lamentata, non ha mai criticato né Grillo, né il movimento, né le scelte fatte. Da agosto, e ripeto da agosto perché prima non era così, ha incominciato questa continua critica costante. Gli ultimi giorni in particolare a me sono sembrati assurdi, dove praticamente una volta ogni due giorni lui c'era una tua critica su Facebook verso qualcuno, verso le scelte del reato di clandestinità, verso SOS, verso un altro. Io lo so che tu vuoi riportare la questione alla piattaforma che manca, eccetera, ma credo che sia evidente a tutti noi, è una cosa che è stata già detta, che la piattaforma, che questo discorso di democrazia diretta non può essere realizzato in un battivaleno. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo, perché le persone iscritte non sono ancora neanche abituate a partecipare. Noi sappiamo che da qua a 2-3 anni questo sistema funzionerà e sarà perfetto. Ci vuole tempo, tutti ci lavoreremo. Per questo dico, trovo inutile queste critiche sul fatto che venga il voto fino al 17, fino al 19. È evidente che alcune cose sono da migliorare, ma non vedo necessario fare queste critiche giornali. Un'ultima cosa. Io vengo qua oggi, faccio questo intervento in particolare, chiedoti una cosa, Luis, una promessa. La promessa che ti chiedo è che parlerai molto di più con noi e molto di meno con i giornalisti. Perciò se avrai delle dichiarazioni, delle domande, delle critiche, ti prego, falle prima a noi, ragiona con noi, parla con noi, con le persone di cui dovresti essere portavoce. E poi vai a farle pure il giornale, anche se sinceramente mi sembra che è già dato per i prossimi anni. Grazie. Anche sono d'accordo sul fatto che c'è in altre zone d'Italia c'è più frequenza e c'è più diciamo feedback da parte in maniera autonoma da parte diciamo, degli iscritti, degli attivisti. Io in questo anch'io non mi sono mai lamentato, però onestamente molti di voi hanno il mio cellulare, c'è la mia indirizzo email, non ho ricevuto molto. Gli altri colleghi miei hanno un continuo ricevere istanze dagli iscritti, dal territorio, che gli chiedono questo, gli chiedono quello. Quindi io sinceramente penso che forse perché Pavia è una provincia che ha meno problemi, non credo, forse ne ha di più. Quindi questa diciamo difficoltà, poi ho pensato anche sinceramente che anche grazie alla presenza di Yolanda forse si indirizzarono più di lei perché erano magari più temi regionali, non lo so. Comunque di questo mio diciamo vedere poco, c'è un mio collaboratore che conoscete che lo
pago perché stia qui, quei soldi pubblici, no? Quei soldi miei chiaramente, perché sia qui e perché mi possa recepire le istanze di tutti, e questo purtroppo avviene, ma secondo me si potrebbe, dovrebbe venire di più, diciamo, senza fare una critica alla persona, anzi, però credo che sia un'autocritica per tutti, se vogliamo farla in toto. Poi sul discorso quindi delle mie dichiarazioni tu vedi in questo momento di agosto, può darsi sia stato dato agosto, certo la reazione da parte del gruppo del Senato, ma penso specificatamente il gruppo comunicazione del Senato, è stata una reazione spropositata e veramente inaccettabile. Voi sapete che noi abbiamo un gruppo di comunicazione capitanato da Claudio Messora, che è un blogger di BioBlu, che continua lui a lavorare tranquillamente, quindi diciamo viene lautamente pagato, perché noi spendiamo di un gruppo parlamentare che piglia intorno ai 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6 milioni di euro all'anno per supportarci, noi il 37-38% di questo budget lo spendiamo per la comunicazione. Quindi abbiamo assunto delle persone che ci seguono nella comunicazione. Poi vedere una persona che con questi soldi pubblici che noi gli diamo scrive dei post che si chiamano piccoli onorevoli, in cui diciamo trattano male le persone di cui dovrebbe occuparsi la comunicazione, per me questa è una cosa inaccettabile. Da lì chiaramente per me le cose non può cambiare, perché non ho visto nessuna reazione. Lui è stato messo lì da sappiamo che nel nostro impegno del codice di comportamento avevamo dato la disponibilità a Beppe Grillo a scegliere delle persone per la comunicazione. Lui, secondo me, devo essere sincero, ha sbagliato persone in pieno, si è scelto altri collaboratori che non sono capaci, che hanno cominciato a dire assolutamente non andate in nessun caso in televisione, tanto che addirittura abbiamo espulso uno che per altri motivi forse abbiamo fatto bene, ma non certo perché andava in televisione, che è Marino Mastrangeli, e poi alla fine invece in televisione ci stanno andando tutti, cioè non è che ci sto andando io, se vedi sono 30 secondi che ti mettono davanti alla porta e gli dici due parole, ma c'è gente che va alla trasmissione e sta facendo anche bella figura. Quindi questa qua cosa è successo? Abbiamo cambiato completamente idea. Quindi le cose cambiano, si vedono le situazioni e si cambiano. E quindi anche secondo me sul fatto di maggiore partecipazione di tutto, dobbiamo cambiare, dobbiamo insistere sul fatto di periodo, di 3 anni, 4 anni, ma il momento è adesso, cioè noi non possiamo andare avanti così. Noi oltretutto, e qua faccio qui una proposta, il sistema Lex, quello in cui mettiamo le leggi, assolutamente va migliorato, non è possibile che uno mette un disegno di legge e può ricevere solo una lunghissima serie di commenti. E questi commenti non sai come pesarli. Chiaramente il parlamentare che se li legge non sa se il decimo commento dovrebbe, anche i commenti andrebbero diciamo votati a capire quanti accettano questo commento piuttosto che un altro. Quindi è praticamente sta diventando un po' difficile da utilizzare. E in più dico, noi utilizziamo, nel nostro lavoro parlamentare, come ho già detto qualche altra volta e come sapete tutti, purtroppo è ridotto a fare solamente approvazione di decreti legge che scadono entro 60 giorni. Quindi noi non facciamo disegni, i nostri disegni di legge non andranno da nessuna parte, è triste da dire, tranne qualche eccezione. Ma io sono intervenuto in aula qualche tempo fa a commento di un disegno di legge del senatore Falanga del PDL, o Forza Italia come si chiama adesso, solo per fare un po' sinceramente, mi sono sfogato facendo un po' di ironia, facendo finalmente per la prima volta in aula parliamo di un disegno di legge di iniziativa di un parlamentare. E ho detto che fortuna, non so, le chiederò a lui come ha fatto, che colpo di fortuna ha avuto, perché noi facciamo altro. Quindi tornando, secondo me bisogna mettere nell'ex i decreti legge che fa il governo purtroppo, e lì con l'aiuto di tutti gli attivisti di tutta Italia commentare, emendare, perché noi potevamo fare solamente quello. Purtroppo la realtà è questa. Oltretutto, dopo le dichiarazioni di fine anno, di dicembre, fine dicembre di Napolitano, anche gli emendamenti, anche gli emendamenti sono diventati un problema, cioè ce li bloccano in commissione perché ex articolo 81 non hanno copertura finanziaria, e va bene. E adesso ci si mette anche il Presidente della Camera e del Senato, Napolitano, qui per lui, a dirci che certi emendamenti sono fuori contesto e quindi non te li accettano neanche. Quindi anche la nostra attività, quel po' di attività emendativa che anche gli emendamenti nostri, uno su 1000 ce la fa, anche quelli ce li stanno riducendo come numero. Siamo in una situazione veramente faticosa. Almeno dobbiamo avere il conforto di che quello che stiamo facendo veramente i nostri attivisti, noi tutti lo vogliamo, perché sennò rischiamo di stare lì veramente a fare un'attività molto difficile. Grazie. Allora, prima fatto volevo avere una risposta, lui disse sì o no, cioè sì, parlare più con noi meno con i giornalisti oppure no, perché queste cose già se le hai dette con tutta Voghera, però vorrei capire se tu cambierai atteggiamento in quanto senso oppure no, in maniera chiara. No, pensavo di averlo detto all'inizio, scusa, la risposta è sì. Cioè, pensavo di aver detto all'inizio che ci voleva più interazione con tutti gli attivisti lombardi, ma in particolare i pavesi, chiaramente. Questa è la risposta, è sì.
No, quindi così in caso riuscirai a citare... Aspetta, prenotatevi. No, 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 no. Prego, no, no, prego, la ragazza si è prenotata. Prego. Ho sbagliato io perché pensavo ci fosse lei. Prendi il microfono così ti sentono tutti. No, no. Prego. Certo. Luis, visto che adesso hai appena detto che interagirà più con noi, quindi credo che in questo caso si riuscirà a bypassare questi problemi di comunicazione che citavi all'inizio. Tu prima hai esordito dicendo purtroppo ci sono dei problemi di comunicazione, dipende l'utilizzo dei mezzi di comunicazione. E infatti Maurizio ti ha risposto, sì, è vero, però c'è anche da tenere in conto che non tutti ancora questa dimestichezza con i mezzi. Ecco, quindi quello che ti stiamo chiedendo in questo momento è anche da parte tua di superare un attimino questi problemi, di venirci un po' incontro. Se anche il mezzo di comunicazione, se anche il nostro modo magari di comunicare con te in generale non ti sembra sufficiente, non risponde alle tue esigenze, ti chiediamo comunque di venirci incontro, perché io adesso parlo per me, non parlo a nome del gruppo. Io sono piuttosto delusa. Sono piuttosto delusa per, come già immagini, credo, delle dichiarazioni che hai rilasciato, probabilmente in tua buona fede, ma che a me non sono piaciute. Sono delusa, cito un esempio personale. Ero venuta a Casolate primo, quando c'era stato quell'incontro, perché poi a Casolate avranno elezioni, e io ho assistito a questa presentazione, ho assistito all'intervento di Yolanda, che mi è piaciuto molto, perché ha messo molto molto carisma, molta grinta. Logicamente ti presenti in una città che va alle elezioni e di fronte ai cittadini di quella città, logicamente devi in qualche modo, non dico convincerli, perché qui non si vuole convincere nessuno, no? Però se tu sei convinto di quello che porti, devi trasmetterlo. Chi ti viene a sentire deve dire: cavolo, il Movimento 5 Stelle, cavolo, fanno queste cose, però anche chi non ha mai votato 5 Stelle magari ci pensa, perché ti vede convinto. E questo è stato l'intervento di Yolanda. Guarda, a me non piace fare dei confronti più bravo che cattivo, Poi ho assistito al tuo intervento e io ti dico la verità, Luisa, sono arrivata a casa demoralizzata, perché tu probabilmente, perché risentivi, lo capisco, della stanchezza, comunque dell'incarico che stai portando avanti, io questo lo capisco, però ti ho visto, hai esordito iniziando a parlare dei problemi che ci sono al Movimento 5 Stelle, con un tono di voce io ho percepito rassegnato, stanco, sommesso. Capisci che tu sicuramente, non ti sto accusando, tu sicuramente l'hai fatto in buona fede, però, e te lo dico perché sto facendo questa riflessione insieme a te, non contro di te, mettiti nei panni di chi ti ha ascoltato quel giorno, dici: cavolo, 5 Stelle, ma perché devo votare questi qua? Cioè, tanto si erano alzati sui piedi da soli. Cioè, vado a votare un partito che tanto si sta scavando la fossa da solo, mai più, allora rimango dove sono sempre stato. Capisci? Questo fatto, sommato. Un ragazzo lì, il signore, poi passo le anche. Chiudo, capisci che questo fatto, sommato a una attiva propaganda dal nostro punto di vista, che hanno fatto i giornali, se vuoi anche travisando o prendendo dei discorsi di interventi che hai fatto, tutto su, parlo per me, parlo però anche per l'elettore medio, dà un impatto negativo. Cioè, questo ti si ripercuote contro, perché si ripercuote contro di noi e noi automaticamente ci sentiamo contro chi ci mette in una condizione tale doversi poi giustificare come elettori. Noi siamo andati agli elettori dicendo: abbiamo questi candidati, votateli, porteranno avanti le nostre istanze, votateli. Poi vengono da noi, ci vengono a cercare, dicono: ma la tal persona perché ha detto questo, perché ha fatto quell'altro? Ma e noi cosa rispondiamo? Problemi di comunicazione. Grazie. No, non va bene. Grazie. Posso commentare? Vabbè. Cioè, sul problema di percezione
sinceramente non riesco a commentare. Se ho avuto questa percezione è chiaro che non posso contestare, quindi ne prendo atto. Sul fatto di dover rispondere alle persone, questo è così. Capita anche a me che devo rispondere alle persone. Devo rispondere anche quando qualcuno dei nostri alla Camera si comporta male, perché purtroppo bisogna dirlo, sono uscito con altri colleghi a fare un comunicato dissociandomi da certi atteggiamenti di quelli della Camera, perché io mi sono profondamente vergognato del fatto che qualcuno abbia reagito in quella maniera così esagerata alla Camera, sia in aula che poi nelle commissioni, sia soprattutto con una violenza che soprattutto è stata una violenza verbale in confronto delle persone e contro delle donne. Questa è una cosa che io mi sono sentito di fare, perché mi vergognavo, perché la gente me lo chiedeva. Come è possibile che io non sono fatto così? Io non sono una persona violenta, né fisicamente né verbalmente. Se alcuni del Movimento 5 Stelle, in particolare la Camera, hanno fatto, io posso fare, ho cercato, ho spiegato che è stata una reazione più veemente che violenta, eccetera, eccetera, perché erano le mani alzate, eccetera, però poi dopo, come c'è lo schiaffo netto di D'Ambrosio, che speriamo venga fortemente sanzionato, anche perché lui c'è l'aggravante che è questore, però bisogna dire anche che ci sono due commessi che sono dovuti ricorrere all'infermeria, uno ha avuto un morso alla mano, cioè quindi io anche di queste cose io mi vergogno quando succedono queste cose qui. Quindi anche su questo cosa faccio? Non dovevo parlare nessuno del movimento, io sono rimasto basito da non vedere che i capigruppo, che qualcuno se la prendesse, che dicesse qualcosa di forte e di decisamente contrario a questi atteggiamenti, che non sono mai giustificabili secondo me, anche se ci siamo trovati in una situazione che sappiamo benissimo qual è stata, comunque ve la ridico, quella della maledetta tagliola di questa presidente che lascia, non voglio, proprio perché non ho violenza verbale, ma insomma vorrei usarla in questo caso contro la Boldrini, che se forse aveva questo strumento del regolamento non sarà stato un caso che per 60 anni nessuno l'aveva usato prima, perché è una cosa ingiustificabile, inqualificabile quello che ha fatto lei. Quindi assolutamente, però per poter criticare la Boldrini in maniera forte e decisa tu non puoi andare a scadere in violenza, a quel punto passi, dal mio punto di vista, dalla ragione al torto. Quindi alla fine si è parlato nei giornali solamente ed esclusivamente dei fattacci della Camera e poi si è continuato il giorno dopo, tra l'altro in quel giorno in aula c'era anche, diciamo, l'attenuante del fatto che è successo in quel momento, ma il giorno dopo ancora andare alle commissioni, non far parlare la gente, non farli lavorare, un disastro su tutta la linea. Grazie Luigi. Quando alla fine poi invece del decreto IMU Banca Italia, alla fine i giornali non ne stanno parlando molto poco, mentre una posizione più dura, più convinta, anche come si fa, come succede in altri casi, che si alza il cartello, che si sventola una bandiera, non si dovrebbe fare, ma insomma, ma quella cosa lì secondo me è stata una cosa. Grazie, allora chi è come per la domanda? Non abbiamo salutato Yolanda Nanni, nostra portavoce regionale, un applauso. Un po' d'accordo. Allora, prego. Buonasera a tutti, Centenaro da Ruggera. Luis, hai deluso tutti, mi spiace, dovete lo dire. Allora, quando sento le tue parole, è già ripetuto a Voghera quando sei venuto, che è tutto dovuto a conflitto con il gruppo di comunicazione, stato messo lì, diciamo, da Beppe Grillo e quant'altro. Ma questo non si può ricondurre alla tua critica continua che viene riportata da tutti i giornali con un conflitto con il gruppo di comunicazione, permettimi, perché il conflitto con il gruppo di comunicazione possono avere solo tutti i senatori, ma nessuno fa delle critiche continue come fai tu. Questo ci mette in grossa difficoltà sul territorio, perché dobbiamo spiegare ai cittadini che a chi hanno votato e che hanno votato te su nostra indicazione, perché tu continui a criticare il movimento in questo modo? Non l'ultimo, la critica che hai fatto alle azioni che hanno fatto al Senato. Al Senato non c'è stata nessuna violenza, è stata una reazione normale ad un atteggiamento disgraziato di quella disgraziata della Boldrini, va bene? Questo è stato. Puoi anche rispondere a più domande contemporaneamente? No, io come volevo dire a commentare, perché Serafino mi dispiace per quello che ha detto, ma sinceramente se non ci mettiamo neanche d'accordo su cosa vuol dire violenza, io mi casco le braccia e basta.
Ma per te, scusa, parla per te. Cominciamo, scusate per la domanda. Parla per te. Quanti violenze hanno fatto i parlamentari della Camera? Scusa. No, così allora, lo lasciamo di uscire. Volevo parlare di De Rosa, quello che ha detto alle deputate. Non potrà, scusami, Centenario. Questa è la violenza normale, quella, no? O no? Non è un insulto? Ma sì, certo. Guardate, parliamo una per volta. Ragazzi, scusate. Andiamo una per volta. Allora, non so se vuoi delle figlie, spero che non capiti mai che qualcuno li insulti in quel modo. Allora, io voglio difendere nessuno, però mi sembra che questa roba qua non un altro, non è un altro, non è possibile far così, bisogna che ognuno appunto abbia il suo tempo per parlare, chi deve rispondere. Allora, chi vuole fare la domanda, alzi la mano. Forse c'era... Ok. C'è Antonio, perché? Sì, scusate, faccio il... Nostro camera mi della diretta streaming, eh? Pazienza, sono un po' stanco stasera, per cui sono magari anche un po' confuso. Allora, cercherò di fare una differenza. Per esempio, sul fatti della Camera, pubblicamente ho chiesto scusa per quello che ha detto De Rosa a Casolati, ma questa è un'altra cosa, secondo me. Cioè, è diverso da non riconoscere una situazione che è come viene percepita dall'esterno. Stranamente, cerco di farla breve, dall'esterno hanno detto finalmente avete fatto qualcosa, perché finché si parlava, cioè finché si cercava di fare qualcosa attraverso i disegni di legge e i mezzi di comunicazione non lo riportavano, questo non accadeva. Mentre in questo momento, stranamente, proprio perché abbiamo fatto un atto quasi di forza e che in certi casi non sono d'accordo, è stato percepito quasi positivamente. Questo perché c'è molta, molta rabbia, e una rabbia nelle persone, nella povera gente, che posso dire tutti assicuro che non è nulla rispetto a quello che è stato fatto, anche se non sono d'accordo. Questo è il primo punto. La seconda cosa è l'impressione che era chiara che tu sia continuamente critico verso il movimento. Allora, questa cosa, che questa impressione che tu sei critico verso il movimento, è rinforzata dal fatto che mai una volta ti arrabbi quando travisano le tue interviste. Cioè, se io a un certo punto vedo un giornalista a cui io faccio un'intervista, cioè faccio una critica che può essere più o meno giusta verso il movimento, vedo che mi parla di regime, io penso che devo arrabbiarmi. Cioè, tu ti devi arrabbiare, invece continui a arrabbiarti verso il movimento. Questo dà una fa venire meno la nostra fede nella tua buona fede. Cioè, se tu a un certo punto ti arrabbi e dici beh, ma guardate un attimo che la parola regime deve essere applicata diversamente, perché nei regimi, per esempio, chi non la pensa, chi la pensa diversamente viene per esempio punito. Cioè, per esempio, si deve spiegare che non viene mandato nel gulag del gruppo misto a 25.000 euro al mese, perché se no ci vuole un tiro. Soldo senza questa continua credine, perché se no altrimenti viene travisata. Se non c'è reazione nei confronti dei media e tu non, a un certo punto, dico la brutta parola, non la pianti lì di parlare con questi media di queste cose qui, ovviamente la nostra fede, nella tua buona fede, viene meno. Questo è il discorso. Cioè, questo non vuol dire che non si può criticare. Un'altra cosa, fino a che punto le critiche sono critiche e non è un dissenso totale verso il movimento. Cioè, se io vado in un gruppo di cacciatori e sono un animalista, non c'è niente di regime nel fatto che mi dicano guarda, forse non è il tuo posto. Cioè, se la tua critica rimane confinata a una critica costruttiva, allora sì, ma se la critica è continua e diventa appunto
una posizione differente, chiaramente la, è pretestuosa e sembra quasi voler dire mandatemi fuori perché dalla parte dei cattivi ci arrivate voi. Questo non è giusto. Allora sì. Vorrei mai vedere scritto, anche perché io penso, se ci sono dei giornalisti, non lo so, che ci vedono sempre come una minaccia, che tra l'altro questa sarebbe una parentesi ma non l'altro, che la minaccia poi sono i loro titolari che non fanno bene il loro mestiere e che non si adeguano ai tempi, questo è un altro problema. E non vorrei, come fanno a scrivere ancora del regime o della, dei dissidenti? Cioè, ma non ti dà fastidio che ti dicano dissidente in un posto, io mi sento liberissimo. Faccio velocissimissimo, la televisione è stata fatta, nessuno è intervenuto, il sindaco è stato eletto, non... il candidato l'avevo promesso che sono stato qui a pagare lo stesso, nessuno è intervenuto, Casaleggio non è dietro di noi, non ci importa, è tutto qui. La rabbia quando scrivono che il movimento è un regime, che Casaleggio e Grillo sono due dittatori. Grazie. Allora, se lui vuole rispondere, sì, allora io non vedo la televisione. Io se incontro qualcuno e poi parlo, poi lo so, quando va in onda, non ho tempo, io non mi sembra incredibile, ma io lavoro dal lunedì al venerdì molto più di quanto lavoravo prima in azienda. Quindi non ho il tempo fisicamente, non vedo mai la televisione. Qualche volta riesco a vedere la mattina presto Rai News 24 per vedere, o non mi guardo il televisore pochi secondi, e poi quindi anche i giornali li leggo ben poco. Quindi certe volte mi dicono hai detto così, non mi ricordavo, non ho visto come è stato riportato il tutto. Questo lo dovrebbe fare un ufficio stampa, ovvero un gruppo di comunicazione, però questo purtroppo non lo fa, perché le persone che sono state assunte. Mi dispiace tornare sull'argomento che sembra che non interessi, però il gruppo di comunicazione sono persone che non sanno fare il loro lavoro, perché noi abbiamo assunto il gruppo di comunicazione Nicky Nero, che è un ottimo blogger, però c'è il camionista che non sa, anche gli altri che lavorano, Matteo Incerti, non sanno fare il lavoro di comunicazione e di controllo della stampa, dei media, eccetera, eccetera. Quindi noi subiamo attacchi che manco ce ne accorgiamo, non solo io ma anche altri, e purtroppo in questo secondo me assolutamente bisogna cambiare. In alcune zone di TAP, sia quello della Lombardia che di TAP Europa, hanno fatto anche dei sondaggi, una raccolta diciamo, di supporto per cercare per chiedere il licenziamento e la sostituzione del gruppo comunicazione. Quindi è veramente grave la situazione, poi io faccio fatica, mi dovete credere, non mi credete, non lo so. Però fondamentalmente poi da quando io ho fatto qualche critica la risposta del gruppo comunicazione è non esisto più, non vengo mai citato. Ultimo caso, quando è venuto in audizione il rappresentante dell'OPAC, che è l'organizzazione per la distruzione delle armi chimiche, per il caso delle armi chimiche siriane che verranno trasportate lì a Gioia Tauro, c'era il ministro Bonino e il ministro Lupi, in questa audizione eravamo presenti le commissioni, i rappresentanti di commissione terza e quarta della Camera del Senato, e nel comunicato non sono stato citato, nonostante che io la persona Matteo Incerti avessi dato io il materiale di quello che si era detto e come è venuto fuori. Ha citato altre persone pur di non citarle, quindi chiaramente io mi trovo in questa situazione che voi potreste anche dire ti ci sei cacciato tu, però io credo che quando uno fa un discorso interno di dialettica, eccetera, e la risposta di alcune persone è quello dell'ostracismo, del non farti sentire. Questo è veramente triste, cioè mi ha addolorato questa situazione qui. Non so quale sia la soluzione, quella di, tra virgolette, rientrare nei ranghi, non dire più niente. Io lavoro tantissimo, io sono tra l'altro quello dei più presenti, ho più del 95% di presenze, ho uno di quelli che ha il minor voto ribelle forse del Parlamento, e l'1% dei miei voti si sono discostati da quelli del gruppo, e tra l'altro è un dato fisiologico perché in alcuni pochi casi abbiamo tanta libertà di voto, quindi il fatto che le statistiche che fanno per il Parlamento mi diano questo 1% non sono, sarebbero anche 0%, quindi io mi sento di fare benissimo il mio lavoro, sono andato nella missione in India, prima no, sono andato recentemente anche in Israele, quindi ho un'attività varia, non riesco a seguire ovviamente tutto, quindi mi devo fidare degli altri, cosa che faccio e voto come chiedono gli altri. Poi esprimo anche il mio parere,
per alcune cose. Non ero d'accordo, e lo ridico, sul andare avanti con l'impeachment a Napolitano, che non andrà da nessuna parte, e quindi non capisco neanche sinceramente. La critica forte potremmo fare a Napolitano, insistere sulle critiche che ho fatto, ma portare questa forma di impeachment io non so che cosa ci serva. Nessuno ci spiega la motivazione. Tutti. Grazie. Prego. Sì. Ciao a tutti, sono Antonio Rovira. Lui serve la serata un po' così, serve per fare le ossa. Prima cosa, io voglio fare in bocca al lupo ai candidati sindaco, perché ne hanno bisogno e hanno bisogno di supporto di tutti, di tutte le persone che sono qui e gli attivisti che animano la rete, il blog, perché non è facile. Non è facile, lo stiamo vedendo stasera, non è facile tenere un rapporto con gli attivisti sul territorio. Io parlo direttamente, faccio consigliere comunale a Voghera e ho anch'io, molte volte, adesso stiamo facendo un progetto per le elezioni 2015, cioè scritto come giudichi l'attività del consigliere. Allora mi ho dato una risposta, ho detto discreta, perché poi ho detto, non sono una persona adatta. Ho cercato di ragionare su quello che potevano essere le mie potenzialità non espresse per motivi diversi, che potevano essere per lavoro, per incompetenza, e perché non è facile poter essere sempre in relazione con un gruppo, quello di Voghera, che è secondo me un gruppo molto attivo e partecipe. Fare consigliere comunale quando sei da solo e hai di fronte una maggioranza schiacciante non è facile, molte volte ti trovi a dover combattere contro i mulini a vento, presentare emendamenti, imparare tutto da solo. E questo secondo me implica poi anche tante crisi che possono manifestarsi in tanti modi, tipo diamo la colpa a chi non mi supporta, cavolo ragazzi, ma quella norma che dobbiamo votare in consiglio comunale, perché non mi date una mano a risolverla? E invece poi guardo e io ho inviato tardi la documentazione per approfondirla. Molte volte cerchiamo di dare la colpa a qualcosa di esterno e non riusciamo a fare un'analisi su come stiamo lavorando. Ecco perché adesso stasera ci sono state molte critiche sul tuo operato, non da un punto di vista secondo me tecnico, da parlamentare, sulle cose che stai facendo, sulla commissione esteri e su alcune attività che svolgi, ma sul rapporto, perché molte volte capita che, parliamo proprio non più del fatto delle tue dichiarazioni, per me possono starci, alcune non mi piacciono, alcune possono starci, il problema è che la stampa le utilizza in un determinato modo, dobbiamo essere anche un po' furbi, non facciamocelo mettere in quel posto con le nostre armi, cioè le armi che dobbiamo utilizzare sono anche delle armi difensivistiche. Allora dico, ok Luis, io vorrei trovare una forma per, ecco la domanda, per poter creare questa relazione tra una parte dell'attivismo locale e il tuo operato, ma non solo il tuo, anche degli altri parlamentari. Molti li abbiamo seguiti. Buccarella, quando ha presentato il suo emendamento, io me lo sono letto, ho detto io lo voto se si dovrà votarlo, e quando è arrivato il momento di votarlo, per me non poteva essere un minuto, ma io in quel minuto l'avrei votato, perché era un documento che mi chiarificava tutto, mi dava la prospettiva di un gruppo molto aperto, mi piaceva. E quindi Buccarella ha fatto un lavoro, e l'ha fatto bene, ha postato sul suo blog, sulla sua pagina Facebook, quell'emendamento, l'ha commentato, e poi secondo me molti attivisti hanno votato con consapevolezza quello che Buccarella aveva. Andando poi che cosa? Facendo cosa? Andando contro un po' alle dichiarazioni di Grillo su quell'emendamento. Quindi ha vinto la base, e questo però dobbiamo dirlo che la base ha vinto. E molte critiche però, e le tue critiche sono state un po' smontate da questa cosa, sono state smontate perché la base ha agito, sono stati tanti voti secondo me, pochi rispetto agli iscritti, ma tanti. Per la prima volta che si votava, io mi dico, cavolo, la prima volta ho votato un emendamento del Parlamento, porca vacca, che non riesco a votare quelli del Consiglio Comunale, ho votato quelli del Parlamento. Allora io dico, adesso dico taglio, dico no, c'era un parlamentare del PD che si chiamava Porcari, se non sbaglio, era un parlamentare, mi arrivava la sua mailing list, non so se era lui, e ogni settimana mi arrivava una cazzo di mailing list di Porcari o di un altro, e già mancava, com'è noioso, però la mandava. Ecco, a questo punto, visto che io non so che cosa stai facendo in Parlamento, perché al contrario di Buccarella che dice quello che ha fatto,
sulla tua pagina Facebook, che è uno strumento e che noi seguiamo, ci dovrebbero essere più informazioni legate alla tua attività parlamentare, magari legata anche al programma del movimento che è stato votato insieme ai parlamentari, e per permetterci anche di avere un giudizio diverso di quello che si è manifestato questa sera. Secondo me questo è importante, è un passo che bisogna fare. Magari l'attivismo locale deve anche creare situazioni in cui si creano questi momenti di incontro dove tu vieni, però troviamo una forma, bypassiamo questa cavolo di piattaforma che non c'è, vinciamo in un altro modo, lui vince in un altro modo facendo quello che è contro l'operato che sta facendo il movimento, ma vinci lui. Perché se no poi sarà più dura per te la prossima volta. E io non lo dico perché io credo che tu abbia le potenzialità per farlo e abbia la competenza per fare il ruolo in Parlamento, e noi siamo molto contenti, perché se no non li prendevi, voci a Voghera, e quindi voglio dire, trova uno strumento tuo che ti permetta di poter relazionarti con noi. Questo è la mia. Di stringere più, grazie mille, prego, vuole rispondere. Volevo solo commentare sull'appello di Antonio, che conosco, che mi trovo abbastanza d'accordo, e qua però c'è anche la specificità della mia attività in Parlamento. Noi non siamo divisi in commissioni, io faccio parte di due commissioni, politiche dell'Unione Europea e affari esteri, sono due commissioni che non, in cui non c'è niente né nel nostro programma né nei 20 punti, quindi sono tutte cose che a maggior, forse perciò che io rispetto ad altri ho subito più la mancanza di contatto con, che dicevo all'inizio, di essere un portavoce vero non avendo un riferimento. Cioè adesso noi abbiamo per esempio il decreto missioni, il primo semestre del 2014 viene finanziato con un decreto legge che finanzia sia le missioni internazionali, quindi Afghanistan, Libano, Libia, Somalia, eccetera, e anche la cooperazione allo sviluppo. Lì è uno scandalo secondo me, perché abbiamo 630 milioni di euro di cui se ne dedicano 550 alle missioni internazionali e 79 bene, alla cooperazione allo sviluppo. A me piacerebbe avere tutt'altro rapporto, soprattutto in vista del fatto che siamo in Afghanistan in maniera un po'. Quindi per dire, queste difficoltà ci sono, però queste cose un po' cerco di mettere sul blog, sulla mia pagina Facebook. Però sinceramente a me anche manca il tempo, cioè non è che ho tanto tempo da riuscire, lo sa bene anche Cesare che non faccio il tempo neanche chiamare lui per quanto sono preso, quindi questo è quanto. Poi forse non ho risposto, ho commentato sul discorso che i giornali poi alla fine ti danno solamente spazio quando critichi, quando ti vedono diciamo come critica interna. È vero, ma col tempo la cosa sta un po' cambiando, perché io ho visto che adesso mi hanno dato spazio anche per le attività che sto facendo in Parlamento, per esempio quella sia per il discorso della missione dei Marò, sia per riguardo ai trattati internazionali. L'Italia ha firmato dei trattati internazionali con i paradisi fiscali in materia fiscale che ci aiuterebbero a poter recuperare dell'evasione, e questi non vengono ratificati. I disegni di legge giacciono in Parlamento, due sono stati assegnati alla mia commissione e due sono io relatore, quindi mi sono portato avanti oggi. Ne ha parlato Corriere TV, mi ha chiamato un giornalista, una giornalista, io ne ho spiegato, è uscito un articolo, mi citano come quella è un'attività, io lì ho approfittato per criticare il governo che queste cose che ha firmato nel 2012, addirittura Monti, alcuni addirittura i governi Berlusconi, poi non arrivano mai in Parlamento, perché il Parlamento è ingolfato con quei decreti legge di cui dicevo prima, che facciamo solo quello. Quindi per dire che la mia attività, però su quello diciamo poi alla fine con chi ne devo parlare, tanto sono tematiche di politica estera e delle politiche dell'Unione Europea molto specifiche, è difficile trovare anche in una platea di attivisti l'esperto, la persona che ti può aiutare. Adesso abbiamo la riforma che si aspetta da anni della tutta la normativa riguardante la cooperazione e lo sviluppo. Io invito chiunque conosce o se ne intende di ONLUS, di ONG, a venire a parlarmene, guardiamo insieme il testo di legge, vogliono creare un'agenzia separata dal Ministero per gestire la cooperazione e lo sviluppo. E secondo me, ma questo poi è una mia idea personale, potrebbe non essere l'idea della maggioranza di tutti noi, quella che secondo me rischiamo di fare un altro carrozzone, perché avevamo già la direzione generale della cooperazione e sviluppo dentro il ministero, quella resta e si crea anche questa agenzia con la sua dotazione, eccetera eccetera. Boh, è un altro carrozzone, quindi non lo so, queste le tematiche sono veramente tante,
Però la mia sono un po' più, sono un po' purtroppo specifiche. Io all'inizio della legislatura, quando ci siamo divisi nelle varie commissioni, tutti i senatori, io inizialmente ho chiesto la decima, quella industria, commercio, eccetera, perché lavorando nell'industria pensavo di poter dare un contributo lì. Però poi, di fronte al fatto che alcune commissioni le volevano tutti, per esempio ambiente, ma anche industria, io alla fine ho fatto il passo indietro, mi sono dedicata a quella degli affari esteri, conoscendo, parlando due lingue, oltre l'italiano, oltre due, ho detto che forse con l'aiuto delle lingue posso dare un rispetto ad altri che magari non le parlano. Quindi per dire, mi sono trovato anche un po' a sacrificare la mia prima, per poter andare, poi lì mi trovo un po' in difficoltà da solo, diciamo, nell'affrontare le cose, quindi su questo dovremo trovare un modo per migliorare. Grazie Luis. Allora prego, chi vuole fare una domanda? Ivan Bernini, Voghera. Ti chiedo solo la rapidità perché appunto siamo in tanti a voler parlare, quindi anche nella risposta assolutamente. Infatti non ricorderò cose che sono già state. Ti ringrazio. Voglio ricordarti tre cose. Come giustamente dicevi, noi ci siamo visti ad ottobre. Stasera parlavi di violenza per quanto riguarda le azioni che sono state portate avanti alla Camera. Ad ottobre avevi criticato anche il salire sul tetto in difesa della Costituzione, e credo che su quello non abbiamo, nessuno di noi possa avere dei dubbi che non ci fosse nulla di preso, e questa è una cosa. La seconda è che, come ti avevamo già detto ad ottobre, tu porti avanti questa istanza che può anche essere condivisibile, che riguarda la piattaforma, che riguarda la figura di Mossora, comunque di chi è nel gruppo di comunicazione, ma già allora ti avevamo fatto notare che avevi fatto un'interpellanza parlamentare su una questione che riguardava Voghera e noi non ne sapevamo nulla. Capisco che lavori molto, capisco che non hai tempo, non capisco come mai il tempo invece lo trovi per scrivere le critiche, non capisco come mai il tempo lo trovi per portare in giro missive di altri rappresentanti che non hanno nulla a che vedere con il mio. Noi stasera siamo venuti volentieri ad ascoltarti, a riportarti le nostre domande. Le promesse che ti ha chiesto Maurizio sono le stesse che ti avevamo chiesto ad ottobre. Da ottobre ad oggi non solo non è cambiato nulla, forse la situazione è peggiorata. Per cui sono spiacente di doverti comunicare che il gruppo bugherese del Movimento 5 Stelle ha maturato la decisione di sfiduciare il senatore Luis Alberto Regliani. Riteniamo sia legittima una presa di posizione ufficiale, chiara e coerente nel rispetto dei cittadini che ci seguono e che ci hanno supportati alle ultime elezioni, conquistando insieme un nuovo risultato storico. Non consideriamo più Aureliano un cittadino portavoce affidabile e rappresentativo, a seguito della condotta dimostrata ormai da quasi un anno. In particolare il contatto con il territorio pressoché nullo e il susseguirsi di esternazioni lesive nei confronti del movimento sono all'origine della nostra decisione. Non comprendiamo quale logica possa spingere Aureliano a lamentare la mancanza di strumenti utili al confronto con i cittadini e con gli attivisti locali, quando vediamo la maggior parte dei nostri parlamentari, a differenza sua, investire il tempo libero a disposizione in assemblee pubbliche in ogni parte d'Italia, durante le quali lo scambio fra loro e i cittadini è esattamente quello di riferire l'operato parlamentare e recepire le istanze dei vari territori. Consideriamo che l'interpretazione di tale incongruenza si palesi nelle numerose e sempre più frequenti analisi che Aureliano volge mezzo stampa, sia all'attenzione dei colleghi parlamentari sia allo staff extraparlamentare. Critiche spesso rivendute come costruttive, ma che si sono rivelate innanzitutto foraggio gratuito per il peggior giornalismo asservito in fornitore e il più delle volte giunte in momenti particolarmente delicati. A fronte di tutto ciò, dopo aver garantito disponibilità e comprensione nei mesi